corso che si è svolto a Firenze, qui alle Murate, il 18-19 di giugno, nasce dall'idea che i difensori dei diritti umani ormai utilizzano le tecnologie per promuovere la democrazia, la libertà e difendere appunto i diritti umani e i diritti civili. La Fondazione Kennedy già da 44 anni è legata al mondo della comunicazione e del giornalismo, in quanto l'RFK Journalism Award venne istituito nel 1968, subito dopo l'assassinio di Robert Kennedy. E avendo questo rapporto con il mondo della comunicazione, abbiamo deciso di istituire una categoria del premio dedicata ai social media. Ha vinto una giornalista serba, abbiamo avuto più di 17, una ventina di candidature da tutto il mondo e per questo abbiamo deciso di organizzare una conferenza su un corso su social media e human rights, con l'obiettivo di capire e di far capire ai partecipanti come questi strumenti siano stati utilizzati dalla primavera araba in poi, come vengono utilizzati oggi e che cosa possiamo fare tutti noi insieme per fare in modo che si raggiunga gli obiettivi della difesa dei diritti umani. Ma guarda, siamo molto soddisfatti perché abbiamo avuto 60 partecipanti da più di 20 paesi al mondo qui a Firenze e quindi sicuramente già questo è un motivo di grande soddisfazione, ma non 60 partecipanti qualsiasi, ma grandi esperti di comunicazione, coordinatori di progetti, di canali televisivi che sono venuti qui non come speaker ma come partecipanti. Quindi vuol dire che i social media sono ancora un argomento, una piattaforma che molti network devono ancora sviluppare, soprattutto in Italia. E quindi siamo molto felici di aver avuto dei partecipanti di altissimo profilo professionale.